Bene Paolo, ben trovato, ben ritrovato in questo percorso alla scoperta e alla conoscenza della rivoluzione del digital finance, una nuova puntata. Andiamo su un altro tema veramente centrale, raccontaci esattamente che cosa sono gli incassi digitali. Marco, gli incassi digitali sono la frontiera del digital finance, ovvero la possibilità di riuscire ad accompagnare, per esempio, la fatturazione elettronica con delle informazioni necessarie per abilitare in modo rapido, veloce, intuitivo il pagamento secondo dei canali fortemente legati a quella stessa fattura. È un po' come se la fattura si portasse dietro le regole per essere pagata, ma non in modo didascalico, quindi semplicemente le informazioni come fa ora, proprio in modo attivo, cioè portandosi appunto un link che può consentire le modalità di pagamento. E questo abilita potenzialmente anche nuovi modelli di servizio, perché c'è la possibilità di introdurre all'interno della fattura la possibilità di essere pagata in momenti diversi, per esempio, con delle logiche di rateizzazione già contemplate nel momento stesso in cui si effettua la fattura. Senti Paolo, ci puoi fare, visto che abbiamo, diciamo, varato questo format molto pragmatico, no, concreto, per cercare insomma di raccontare da vicino questa rivoluzione pazzesca del digital finance, ci puoi fare qualche esempio concreto? Per esempio, una palestra potrebbe emettere una fattura elettronica con dentro le regole necessarie per abilitare il suo frequentatore a fare dei pagamenti dilazionati, quindi una piccola parte in determinati momenti, oppure per abilitare modalità di pagamento che implicano le logiche del pay per use, quindi quando faccio effettivamente qualcosa, allora posso effettivamente pagare o abilito un servizio. Per esempio, un servizio di manutenzione potrebbe essere gestito in questo modo, quindi c'è un percorso con una fatturazione che abilita un modello di pagamento per cui io pago effettivamente per il servizio di manutenzione che mi è stato realmente erogato. Queste dinamiche obiettivamente abilitano nuovi modelli di servizio, lo fanno in modo semplice e tutto questo naturalmente solo grazie ai nuovi servizi di Digital Finance. Bene, grazie Paolo, grazie per essere stato con noi in questa seconda puntata dei percorsi alla scoperta della rivoluzione del digital finance. Alla prossima, avanti tutta. Ciao Marco.